Insomma, non bisogna accontentarsi di quel che sentite, perché non basta sentire quel che uno ti ha detto, ti ha ridetto, perché avete visto quante volte, dal passaggio di parola dall'uno all'altro, io quando sono stato processato la seconda volta, perché appunto era uscita un'intercettazione in cui due persone parlavano di me, però invece di scrivere sull'intercettazione Di Pietro mi ha sbiancato, cioè mi ha ripulito, hanno scritto Di Pietro mi ha sbancato. E quindi da lì è nato un processo che ci ho messo 3 anni di patemia d'animo, per farvi capire come a volte bisogna stare attenti. Ora, per me, tutto sommato, ero e sono del mestiere, per cui non pago neanche l'avvocato, va bene. Ma mettete nei panni di un cittadino, anche amministratore, anche degli stessi giornalisti, anche dello stesso sistema di informazione. Se non hai dietro un sistema che ti copre, che ti protegge, non riesci. Ed è questo ancora una volta il problema all'interno della magistratura. Io non ho mai fatto parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, non mi sono mai iscritto alle correnti di magistratura. Fregati, mi hanno detto. Perché se ne avessi fatto parte c'era una squadra che mi difendeva, ma se io, come avete visto, nel mio ambiente non è che ero amato, semmai invidiato, ma non amato. Perché? Perché non facevo parte di quello piuttosto di quell'altra corrente. Questo ti rende più libero da una parte, ma più debole dall'altra, perché non hai dietro una squadra che copre i tuoi interventi. E da ultimo, volendo poi lasciare la parola a chi mi vuole fare delle domande, da ultimo vorrei ricordare quelli che purtroppo, per aver fatto il loro dovere, hanno avuto molto molto più danni di me, ci hanno rimesso pure la vita. Tutto quel che è successo nella cosiddetta Prima Repubblica è successo perché ad un certo punto il sistema delle imprese e il sistema della politica hanno ceduto e si sono offerti entrambi al sistema mafioso moderno, che è un sistema non più legato sulla coppola e alla lupara, ma è un sistema legato all'inserimento all'interno delle istituzioni, all'inserimento all'interno dell'informazione, all'inserimento all'interno del canale giudiziario, per poter portare avanti i propri interessi. Cioè, una volta, quando arrivava la giustizia, o si scappava o si correva dalla giustizia a limitare i danni. Poi si è capito che era meglio andare in Parlamento e farsi le leggi per non essere processati. Si faceva prima, si faceva meglio. Poi si è capito che è inutile partecipare alle gare pubbliche per vincere questo o quell'appalto. Basta mettersi d'accordo fra i 10 che partecipano, oggi a me, domani a te. Poi si è capito, come ho capito io quando ho interrogato la seconda persona in inchiesta Mani Pulite, che un appalto che inizialmente era di 3.500 euro è diventato di 158 milioni di euro. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Se oggi i nostri figli, i nostri nipoti ormai, che figli, se oggi i nostri nipoti hanno davanti a loro una maggiore difficoltà rispetto a noi, e soprattutto perché nel nostro paese non ci sono soldi, e non ci sono soldi perché abbiamo un sacco di debiti, quel che lo Stato riesce a incassare non basta a pagare gli interessi sui debiti che abbiamo. E sapete perché abbiamo un sacco di debiti? Perché dal dopoguerra in poi ci siamo scatenati a spendere 100 volte di più di quel che dovevamo spendere per fare le stesse cose. Abbiamo fatto, per esempio, il treno ad alta velocità, è una delle inchieste pure che ho fatto anch'io, è la miseria. La Germania ne ha spese 9 milioni a chilometro quadrato, la Francia 12 milioni a chilometro quadrato, noi 48. C'è qualcosa che non funziona in tutto questo. Capite che moltiplicando, alla fine è diventato un debito talmente tanto che oggi, come oggi, chiunque va nelle istituzioni a governare, voglio fare, ma non riesce a fare perché non c'è i soldi. E non c'è i soldi perché? Perché appunto il furbo non paga, perché appunto il debito è talmente tanto che i soldi non si trovano mai. Ecco perché
quell'inchiesta ha colpito, quell'inchiesta ha fatto male, quell'inchiesta è stata fermata. Ecco perché all'interno delle istituzioni, che fai il ministro, fai il sindaco, fai un qualsiasi lavoro pubblico, se vuoi rimanere libero devi sapere che ne paghi le conseguenze. Mia sorella me l'ha detto, me lo diceva sempre quando a suo tempo, mi ricordo quando è morto Borsellino, me lo diceva proprio lei, lo dice, fai il tuo dovere e pagano le conseguenze, bella roba. Che ce lo diceva lei? Beh, sì, ha ragione, tutto sommato ha ragione, non è facile però tutto questo. E quindi io sono tornato al mio paese per passare la terza età, come dite voi, ecco, mi avvio alla conclusione, sono tornato al mio paese per passare la terza età. Sono tornato anche perché è giusto dare spazio agli altri. C'è un'altra cosa che io non condivido, è quello di insistere nella ricerca di se stessi in un campo in cui il tempo passa per tutti. Io c'è stato un periodo in cui, con la caduta della Prima Repubblica, non provocate dalle inchieste Mani Pulite, ma provocate dai danni che hanno provocato loro, c'è stato un periodo di vuoto, e quel periodo di vuoto è stato raccolto da una serie di persone pubbliche, visibili, conosciute, che hanno fatto i cosiddetti personali, tra cui principalmente anch'io. Berlusconi, Bossi, ne puoi mettere. Quel periodo è stato un periodo cosiddetto di transizione. Che vuol dire? Vuol dire che in un momento in cui i pilastri del pensiero politico, socialista, comunista, democristiano, come lo vuoi chiamare, la chiami, i pilastri culturali erano venuti a mancare, ci si è affidati alle persone. Ben sapendo però, io ne ero ben cosciente, c'è qualcuno che ancora oggi non è cosciente, tant'è vero che insiste, ben sapendo che i partiti personali hanno un limite, che te può durare massimo quanto campi tu. Non è che può durare più di quello che campi tu. Ecco perché io a un certo punto nel 2016 ho detto basta, perché è inutile tirare la corda, perché poi passi dal dramma al ridicolo. Ecco perché ho preferito tornare nel mio paese, perché nel mio paese bene o male hanno ricominciato anche a dirmi buongiorno, c'è stato qualche volta che anche questo ho dovuto sopportare, però tutto sommato sono a casa mia e mi sento quindi in una situazione di tranquillità. Mi auguro solo che la storia possa essere riscritta, però. Ecco perché io aspetto, e ho fatto quella dichiarazione pubblica 4-5 giorni fa in una trasmissione televisiva. Io non vado più nelle trasmissioni televisive né rilascio interviste dal 1 gennaio del 2021. E però ho fatto una dichiarazione in cui ho detto, perché adesso stanno discutendo che vogliono rifare una commissione parlamentare d'inchiesta, io sono pronto ad affrontarlo. Sono pronto ad affrontarlo perché vorrei tanto che restasse nero su bianco la mia versione dei fatti, non quel che ho sentito raccontare della mia versione dei fatti. Perché la mia versione dei fatti è totalmente diversa da quella che ho vissuto. Io ho visto anch'io i film, ma ho visto soltanto le belle donne che girano in quei telefilm. Io non ho visto solo il maresciallo e appuntati, non ho visto nessuno. Ecco perché io credo che sia necessario uno sforzo comune, se lo vogliono fare commissione parlamentare d'inchiesta lo facciano pure, uno sforzo comune per riscrivere quella storia secondo come è avvenuto e del perché è avvenuto. A molti di noi è stato permesso di fare tutto ciò che conveniva a quel sistema che fosse fatto per sconfiggere l'avversario. Ma quando siamo arrivati poi, liberi come eravamo di pensiero, anche a loro hanno fermato, e quando dico loro mi riferisco a quel coacervo di rapporti fra sistema mafioso che è entrato nelle istituzioni dell'imprenditoria e sistema imprenditoriale. Tanto è vero che io sono stato fermato nel momento in cui nel 93 ho cominciato ad acquisire informazioni di pentiti che raccontavano di come il sistema imprenditoriale lombardo o comunque del nord si comportava nel sud.